Lunedì 13 luglio 2020. Io sono Gabriele Perrone e questo è il buongiorno di Parole di Management. Buongiorno a tutti, buon inizio di settimana e di questa nuova settimana con il buongiorno di Parole di Management, il podcast del quotidiano online della casa editrice Este. Iniziamo la settimana facendo il punto su quelle che sono le misure del governo in relazione sempre all'emergenza sanitaria e a quelle che sono anche a quelli che sono i dati economici più rilevanti. Innanzitutto il governo è intenzionato a prorogare lo stato di emergenza sino al 31 ottobre anziché a fine anno, almeno queste sono le ultime indiscrezioni. La scelta invece di farlo fino a fine anno, fino al 31 dicembre, era legata a una possibile seconda ondata di contagi durante l'autunno. Ad allarmare l'esecutivo sarebbero la ripresa delle lezioni a scuola e anche l'election day a settembre. Il provvedimento, si dice tra fonti del governo, consentirà la prosecuzione dello smart working e di definire eventuali nuove zone rosse. Le ultime notizie, anche se nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, però dicono che lo stato di emergenza potrebbe essere prorogato fino al 31 ottobre, quindi anziché fino a fine anno. Scegliere una scadenza più ravvicinata avrebbe però lo svantaggio di rendere più incerto il destino di alcuni interventi riguardo famiglie e imprese. Intanto martedì il governo approverà un nuovo decreto per confermare il pacchetto di misure che scadono il 14 luglio, cioè domani, dalla stretta sulla movida ai voli, ancora sono misure che vengono ritenute necessarie per evitare che il Covid torni a diffondersi pericolosamente. Ecco, vediamo appunto un attimo più nel dettaglio. L'idea è quella di prorogare fino al 31 luglio queste misure restrittive. Con lo stesso provvedimento è necessario confermare le ordinanze adottate dal Ministro della Salute Roberto Speranza sul divieto di ingresso per chi ha soggiornato negli ultimi 14 giorni nei paesi al di sotto dei coefficienti minimi di sicurezza. Quindi le porte di discoteche, fiere, congressi restano ancora serrate a causa della pandemia. Per la riapertura dovranno attendere ancora almeno fino al 31 luglio, dicevamo. Dovranno inoltre essere conservati i protocolli di sicurezza come condizione di apertura delle attività produttive e commerciali e si prevede l'obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi chiusi, confermato anche il divieto di assembramento, così come l'applicazione della sanzione penale per chi viola la quarantena obbligatoria. Dicevamo in apertura i dati economici, perché nel suo bollettino economico trimestrale la Banca d'Italia stima un calo del 9,5% del PIL italiano, che potrebbe arrivare anche al 13% se la pandemia peggiorasse. Venerdì scorso sono usciti anche i dati sulla produzione industriale a maggio, che ha fatto segnare un significativo aumento del 42% rispetto ad aprile, rileva l'Istat, però ovviamente è stata una ripresa dopo un mese di completo lockdown. Se invece andiamo a vedere il dato su base annua è ben diverso, perché mostra invece un calo ampio pari al 20,3%. Ecco, probabilmente va letto più in questi termini il dato, purtroppo. La produzione industriale nel giro di un anno è calata del 20%. La ripresa in un mese da aprile a maggio forse non è così significativa, ecco, visto che c'è stato il lockdown.
A proposito, risalgono anche i contagi, quindi ecco, non è il momento di abbassare la guardia. Sono passati da 188 a 234 in Italia, in crescita anche i morti, 9 vittime, di cui 8 in Lombardia, mentre tra i casi positivi, ce ne sono molti anche in Emilia-Romagna e Calabria. L'Organizzazione Mondiale della Sanità a riguardo ha lanciato l'allarme perché c'è stato un record di casi nel mondo nel weekend in 24 ore. A livello globale ne sono reg stati registrati in un giorno solo oltre 228.000. Quindi, appunto, dicevamo, non è di certo il momento di abbassare la guardia. Registriamo anche un appello da parte del fondatore di Microsoft, Bill Gates, che ha ribadito che il vaccino dovrebbe andare a chi ne avrà più bisogno e non al miglior offerente. Vi invitiamo infine a visitare sempre l'home page del nostro quotidiano online, Parole di Management, il quotidiano di cultura d'impresa, con cui ogni giorno analizziamo in modo diverso le varie notizie che vengono dall'attualità e le decliniamo in quello che è il network della casa editrice Est, e quindi due grandi anime, che sono una quella più sul lato industriale, sulla produzione, il management, e l'altro più invece sul lato delle risorse umane e tutti gli argomenti sulla gestione delle persone in azienda, ovviamente declinate nell'attualità. Segnalo anche che abbiamo un nuovo arrivato, diciamo un neonato podcast che si chiama L'Italia in Fabbrica, e anche qui da questo punto di vista andiamo a parlare con i protagonisti del settore. Per analizzare la situazione. Bene, il tempo a nostra disposizione per oggi è finito. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi do appuntamento domani. Ancora buon inizio di settimana a tutti.